In posizione elevata sulla piazza si trova anche la chiesa di San Silvestro. Ha una bella facciata trecentesca, pulita, essenziale, simmetrica. Ha un coronamento orizzontale, divisa in due da una piccola cornice marcapiano. In alto piccoli archetti ciechi sormontano l'elaborato rosone. In basso uno strombato portale che gioca con i colori bianco e rosso. Nella lunetta c'è la News Day. Entriamo in una chiesa a sala con il soffitto in legno a capriate e suddivisa in tre navate da sette arcate a sesto acuto che sono sorrette da pilastri cilindrici, particolari le loro basi. L'altezza delle colonne accentua lo slancio verticale della chiesa che mantiene la struttura basilicale con le navate laterali di larghezza inferiore a quella centrale. Semplici anonimi i capitelli. Documenti accertano l'esistenza di San Silvestro dal 1350, probabilmente c'era anche prima. È con il XV secolo che entra nel suo destino la famiglia Branconio, una ricca famiglia che ha anche governato la città. Costruisce il suo palazzo nella stessa piazza e fa diventare la chiesa sua cappella palatina. Stiamo vedendo quel che resta di numerosi affreschi realizzati in epoche diverse. Sono sparsi un po' dappertutto, ma i più importanti, riportati alla luce solo nel secolo scorso, stanno nel catino dell'abside centrale. Li dipinge il maestro Di Beffi, attivo in Abruzzo tra fine 300 e inizio 400. Nell'archeo trionfale l'arrivo dei Magi, nell'archivolto Maria col bambino in mandorla tra angeli, nel catino absidale Cristo in mandorla sostenuta da angeli e tra Maria e Giovanni è circondato dai simboli dei quattro evangelisti e dagli apostoli. Siamo fortunati, il parroco ci fa entrare nella zona absidale, dietro l'altare. La sorpresa è di trovarci un altro affresco che al centro ha Lecce Homo. Ai lati Maria e Giovanni ed attorno una numerosa schiera di santi. L'abside laterale sinistra ha tutt'altro aspetto. È una cappella barocca che i Branconio avevano scelto per sé. Nel 600 avevano perfino fatto modificare la volta per adattarla alle nuove esigenze barocche. Quella che vediamo sull'altare è una copia della Visitazione di Raffaello, ma nei primi anni del Cinquecento era proprio qui, voluta dai Branconio per dar lustro alla loro chiesa. Nel Seicento era stato il Papa a concederla agli spagnoli e da allora è conservata al Prado. In queste urne sono accolte le spoglie dei componenti della famiglia. Nel 1625 Bedeschini riaffresca tutta la cappella. Nelle scene principali, affrescate nelle pareti lunghe, da un lato c'è la presentazione di Maria al Tempio, questa, dall'altra, quella di Gesù. Giulio Cesare Bedeschini fu pittore abruzzese, capostipite di una famiglia di pittori. Torniamo indietro per andar via. Nella nicchia in controfacciata, Maria tra San Rocco e San Sebastiano di Francesco da Montereale. Una lastra funeraria e per ultimo questo piccolo bel volto di donna, Santa Maria.